bentrovati in un nuovo video, io sono Valeria e oggi torno a parlare di profumi. E in effetti specie nel video di oggi parliamo dei profumi che io utilizzo e amo durante l'inverno. Non è la prima volta che qui su Read Blog Repeat vi parlo di questo argomento, vi ho già girato un tag chiamato Io e i miei profumi, se non ricordo male, in ogni caso ve lo linko nelle schede e nell'info box. Quel video vi è piaciuto tantissimo, io adoro i profumi, sono una mia grandissima passione da quando sono veramente piccola e avevo solo i bonbons malizia. Insomma, i profumi piacciono tantissimo anche a me, voglio tornare a parlarne su questi lidi, non dico con cadenza regolare, ma quasi, quindi ecco poi un video sui profumi che uso maggiormente nel corso della stagione fredda. PS, all'interno di questo video si troveranno solo ed esclusivamente i profumi che utilizzo da ottobre fino a febbraio-marzo, perché poi ho altri profumi che invece utilizzo nel corso di tutto l'anno, quindi anche nei mesi freddi, però quelli non compariranno qui. E detto questo, direi di cominciare. Partirei con i due profumi che utilizzo esclusivamente di giorno e apro il video con una nota in realtà negativa, perché il profumo in questione io non vedo l'ora di finirlo per liberarmene, perché addosso a me non mi piace più e adesso vi spiego perché. Il profumo in questione è l'Eau de Chloé, quello verde, che ce l'ho nella versione Eau de Toilette, se non che cancellate le scritte, però sì, Eau de Toilette da 30 ml, come potete vedere non me ne è rimasto moltissimo, ecco, se giro la boccetta si vede ancora meglio che sono qui, quindi quest'inverno me lo sarò tolto davanti. L'ho acquistato in Spagna un paio d'anni fa perché era un profumo che avevo sempre sentito addosso ad altre donne, lo utilizza anche mia madre. Mi è sempre piaciuto tantissimo, l'ho trovato in questa profumeria in Spagna a 29 euro, non c'era il tester, non l'avevo mai provato personalmente addosso a me, ho detto vabbè dai, per 29 euro è comunque un profumo che conosco, un profumo che mi piace, acquistiamolo. Allora, è un profumo che è sul mercato dal 2012, è pieno di note meravigliose che io adoro, è una fragranza floreale. Da donna ha delle note agrumate, io adoro le note agrumate all'interno dei profumi, però è inutile che io stia qui a parlarvi delle note di questo profumo, perché se io lo spruzzo addosso a me, si sente una cosa sola, la rosa che è nelle note di cuore. Sulle altre donne, anche su mia madre, mi sembra qualcosa di più ricco, di più costruito, di più corposo, mentre su di me è rosa piatta. Devo dire, per tanto tempo l'ho utilizzato con piacere, nel senso, io non avevo profumi alla rosa prima di questo e mi sembrava una piacevole novità. Poi, continuando ad utilizzarlo, mi sono resa conto che ogni volta che lo mettevo mi piaceva sempre meno e mi sono accorta di un fatto molto ovvio, nel senso, non te lo ordina il dottore di mettere il profumo. È una cosa in più, un meraviglioso contorno al quale io non rinuncio in nessun giorno della mia vita, che ti deve rappresentare come persona. Se il profumo non ti rappresenta come persona perché questo non mi fa sentire me stessa e non mi fa sentire una versione di me stessa che voglio essere, e niente, è come se fosse il profumo di un estraneo che io mi sto mettendo, perché indossarlo? E quindi siamo arrivati a questo punto, al punto che io lo indosso solo di giorno, nonostante come fragranza sia particolarmente da sera, sperando di finirlo. Se la rosa vi piace, io ve lo raccomando tantissimo e ve lo consiglio anche tantissimo perché è tra i profumi più persistenti che io possegga o che abbia mai provato. Se io lo spruzzo sui tessuti, addio! Cioè, quel maglione, quella sciarpa, quel cappotto sapranno di Eau de Chloé per il resto dei loro giorni anche dopo i lavaggi, mentre addosso sulla pelle su di me fa tranquillamente tutta la giornata, quindi la mattina, la sera si sente ancora perfettamente, non lo devo ritoccare. Se lo metto invece la sera, vado a dormire, me lo sento, il giorno dopo fino ancora a pranzo, eccetera, c'è. Quindi ne potete usare anche poco. Altra fragranza che uso soltanto di giorno e che non riacquisterò quando finirà, ma per altre ragioni, non è colpa sua, è la Fuji Green Tea Eau de Cologne di The Body Shop. Questa è appunto un'acqua di Cologne da 100 ml che io ho comprato per i miei 24 anni, considerate che io adesso ne ho 26, sono arrivata qui, quindi anche questa credo che non sopravvivrà all'inverno, al massimo arriverà alla primavera, ma non le do più tempo di così. The Body Shop fa tante fragranze meravigliose, quindi se vi volete avvicinare al mondo dei profumi e non volete spendere budget o non avete budget, io vi raccomando tantissimo, veramente tantissimo,
tutti i loro profumi, ne ho utilizzati tanti nel corso degli anni. Questo è l'unico che ho al momento, ma programmo di ricomprarmi quello al Karité. Vi metterò una foto da qualche parte, che per l'inverno è veramente favoloso. Di questa non ricordo il prezzo esatto, penso sia venuta sulla ventina d'euro in ogni caso, che per un 100 ml non è affatto male. Io trovo sempre estremamente utile avere una fragranza al tè nella propria collezione, perché è quel tipo di nota, e qui si sente praticamente solo tè, molto 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 dolce, anche un che di fresco, quest'acqua di Colonia. Infatti è un prodotto in realtà pensato per l'estate, sono io che amo la nota del tè più in inverno che in estate, quindi questa è una preferenza mia, però se la volete acquistare per la stagione più calda va benissimo, anzi dà una bella nota fresca alla pelle. Se invece siete strambe come me, io ve la raccomando in inverno. Ma dicevamo, io trovo sempre molto utile avere una fragranza al tè della propria collezione se lavorate in ufficio, e quindi se siete sempre a stretto contatto con persone, siete a scuola, università, avete sempre qualcuno seduto di fianco, diciamo che il vostro spazio personale non è molto ampio e amate i profumi. Perché? Perché è praticamente impossibile che qualcuno si lamenti di una fragranza al tè. Ovviamente nel momento in cui si sta a stretto contatto con delle persone per tutto il corso della giornata è anche giusto rispettarli, spesso e volentieri i profumi possono dare fastidio, causare mal di testa, comunque non essere graditi, ricordate sempre che la vostra libertà personale finisce dove inizia quella dell'altro. Però se non volete rinunciare al profumo, se volete essere certi di non dare fastidio a nessuno, lui o chi per lui verrà sempre in vostro soccorso. È un tipo di fragranza molto naturale, pulita, fresca, che secondo me fa un'ottima impressione anche sul luogo di lavoro o a scuola. Trattandosi di un eau de cologne, la persistenza è bassa, e su di me dura quelle 3 ore più o meno, poi va riapplicato, io di solito lo metto la mattina e lo lascio andare, poi la sera metto una fragranza più pesante, ecco, per darvi un'idea. Il motivo per il quale non riacquisterò questo è solo uno: mi sono innamorata di una fragranza di Jo Malone che si chiama Air Grey and Woodsage, se non ricordo male, vi metto una foto da qualche parte, e non ha senso per me avere due fragranze che hanno come nota principale il tè, quindi quando finirà questo acquisterò quello di Jo Malone. Una domanda però che ho da fare a voi: ho saputo che le fragranze di Jo Malone non sono molto persistenti, riportatemi la vostra esperienza se ne avete una, perché ovviamente quella è molto più costosa rispetto a questa qui, e a parità di persistenza, per quanto quella mi piaccia molto di più, se una fragranza più ricca, più costruita eccetera, mi riprendo questo. Passiamo adesso a due fragranze che io utilizzo sia di giorno che di sera. Voglio rimanere sul low cost per darvi una bella panoramica dei brand low cost di profumi che io apprezzo tantissimo, e quindi passiamo ad End Other Stories. Questo qui è Botanic Whisper, un eau de toilette da 50 ml. Tutti gli eau de toilette di End Other Stories vengono 30 euro, che secondo me è un prezzo non onesto di più, ma considerate che ciclicamente una fragranza alla volta va in saldo. Infatti questo l'ho comprato con i saldi estivi dell'anno scorso e l'ho pagato 15 euro, che non è niente. Io nel corso degli anni, da quando End Other Stories è arrivato in Italia, non mi sbaglio era il 2014, che poi è l'anno in cui questo profumo è stato lanciato sul mercato, ho acquistato praticamente tutte le loro fragranze, ma veramente tante ne ho avute nel corso del tempo, e non ce n'è stata una che mi abbia deluso. L'unica cosa che posso dire è che non sono particolarmente persistenti, questa qui Botanic Whisper invece lo è. Le note di testa sono pomelo, tangerino e coriandolo, le note di cuore sono magnolia e gardenia. La gardenia è probabilmente tra le 3 note che io preferisco in assoluto trovare all'interno dei profumi, mentre le note di base sono prugna e muschio animale. Se ci capite qualcosa di note, vi chiederete: Valeria, perché utilizzi questa fragranza in inverno e non in estate? Perché effettivamente è molto pungente, molto agrumata, però anche di fresco, che la rende sicuramente più adatta alle stagioni calde. E io l'ho acquistata in una stagione calda, l'ho presa a luglio, ma io e lui abbiamo un grosso problema. Su di me, quando il mio corpo si surriscalda e suda, perché in estate ci sono 40 gradi, questo profumo irrancidisce. Cioè veramente io l'ho comprato, l'ho spruzzato la prima volta, il giorno dopo averlo acquistato, sono uscita, dopo 2 ore mi facevo schifo, ci sono dovuta andare a fare una doccia perché puzzavo. Così l'ho messo da parte. L'ho ritirato fuori in inverno, quando ovviamente non sudo, ed effettivamente nella stagione fredda io e lui andiamo d'accordissimo, perché il profumo mi piace tanto, è molto particolare. Cioè, la cosa bella di End Other Stories è che
Le sue fragranze hanno delle piramidi olfattive molto costruite e molto ricche per essere dei profumi, diciamo, dalla fascia di prezzo abbastanza bassa. Quindi se cercate un po' più di costruzione, ecco, piuttosto che The Body Shop, dove le fragranze sono abbastanza piatte, tendono ad essere quasi mononota, io vi consiglio tantissimo The Other Stories. Questo è proprio buono, ha anche veramente di fresco ma di pungente al tempo stesso, mi sa quasi di cinico, cioè se volete fare un po' le cattive, io vi raccomando da morire questo profumo e vi raccomando di utilizzarlo nella stagione fredda. Poi a me in inverno piace di tanto in tanto avere un po' di fresco addosso, avere un po' di estate, un po' di primavera addosso per non sentire troppo la pesantezza. Si percepisce molto bene anche attraverso i maglioni, attraverso i cappotti. Io questo in particolare non lo spruzzo sui tessuti perché temo sarebbe troppo, quindi tendo a metterlo esclusivamente sulla pelle, però non escludo di ricomprarlo in futuro, se devo essere onesta. Sul secondo profumo che utilizzo sia di giorno che di sera non mi soffermerò a lungo perché è andato fuori produzione. Potreste ancora trovarlo, se siete le persone più fortunate del mondo, sul sito di Kiehl's o magari in qualche store, in qualche corner c'è qualche rimanenza. Se vi capita davanti, vi prego, fate un favore a voi stessi e acquistatelo. Il profumo in questione è Fig Leaf and Sage, appunto di Kiehl's, in italiano foglie di fico e salvia. Questo qui è una toilette da 100 ml, è il secondo che io ho, e il primo l'ho finito alla velocità della luce, questo è qui solo perché mi rendo conto che la mia ultima boccetta è di questo tesoro prezioso e non riesco a concepire l'idea di separarmene, quindi tento di centellinarlo il più possibile. Adoro la foglia di fico, adoro la salvia, questa linea Aromatic Blends di Kiehl's era magnifica, all'interno c'erano delle fragranze stupende, infatti io programmavo di comprare quella al tè nero, ma è andata sold out subito quando li hanno messi sconto per mandarli fuori produzione, quindi non ce l'ho fatta ad acquistarlo. Ed erano anche poco costosi, considerate che questo 100 ml mi sembra venisse 45 euro, ma è un boccettone, vi dura una vita. A livello di fragranza, se vi capita magari di trovarla sul sito, non la potete annusare eccetera, è molto solenne come fragranza. È molto seria, io la indosso spesso quando ho i maglioni a collo alto, quando ho un abbigliamento più semplice, quando sono più pulita nelle linee. Perché anche ha un che di opulento, però non è quello opulento dammi carico di roba addosso. È pulito, è serio, è particolare al tempo stesso. È molto 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 bello come profumo. E ancora non posso credere che Kiehl's abbia deciso di toglierlo dal mercato. Tra l'altro, essendo così particolare come fragranza, pensavo che mi avrebbe anche stufato. Invece sono al secondo boccettone e io ne vorrei veramente ancora, ancora, ancora. Tra l'altro, a livello di persistenza è ottimo. Fatemi sapere se avete qualche profumo alla salvia, alla foglia di fico da consigliarmi. Quando questo finirà, probabilmente comprerò quello al fico d'India di ortigia. Però ancora non ho avuto occasione di provarlo per bene addosso, l'hanno usato solo una volta, quindi ci voglio pensare bene. Ma la salvia che è questa nota meravigliosa, dovete trovarmi un altro profumo alla salvia, vi prego. Ho deciso di tenere per ultimi i miei due profumi invernali preferiti in assoluto. Veramente, sono due fragranze che io non credo lasceranno mai la mia collezione, nel senso che quando li finisco li riacquisto perché non mi immagino senza di loro. Come persona so che sembra un discorso esagerato, però è veramente così, sono due fragranze che rappresentano perfettamente la mia personalità ed è questo il messaggio che voglio far passare quando parlo di profumi. Il profumo non è un accessorio qualunque, il profumo è veramente qualcosa che riflette te stessa, ricordate che l'olfatto è il senso più potente che abbiamo. Quindi nel momento in cui indossate una fragranza e qualcuno vi annusa, probabilmente quel qualcuno associerà poi in futuro quel profumo a voi. Tanto vale scegliere quello giusto. Partirei con la prima delle due fragranze, che è quella che indosso prevalentemente di giorno, ma che di tanto in tanto utilizzo anche di sera. Non la metto sempre di sera perché la utilizzo talmente spesso di giorno che voglio darmi una calmata. È lui. Questo qui, tra l'altro, è l'ultimo profumo che ho acquistato, l'ho comprato ad ottobre e sono già qui. E veramente vi giuro, non mi immagino senza di lui. L'ho messo addosso la prima volta, veramente, e ho detto dove sei stato tutta la mia vita. E questo qui è Original Musk di Kiehl's, è uno dei toilette da 50 ml. Anche solo a usarlo così mi rende felice.
Devo dire che il muschio è probabilmente la fragranza per eccellenza, nel senso è il tipo di nota che viene in mente a tutti quando si pensa ai profumi. Io per prima ho avuto diversi profumi al muschio nella mia vita, quello che mi è rimasto più impresso è stato sicuramente White Musk di The Body Shop, che ho avuto un paio di volte. Però ecco, sebbene a me il muschio piaccia moltissimo come tipologia di fragranza, non ho mai trovato niente che mi abbia fatto dire wow, sei tu. Poi mi sono avventurata su Kiehl's, l'ho scoperto come brand, un giorno ero in negozio e ho deciso di annusare il loro profumo che poi è iconico per il brand e mi sono innamorata. Non so perché ci ho messo tipo un paio d'anni ad acquistarlo, ma veramente mi pentirò per sempre di aver aspettato tutto questo tempo. È un profumo che è stato lanciato sul mercato per la prima volta negli anni 20, poi è tornato mi sembra negli anni 40, poi di nuovo nel 60. La formula che ho io adesso è del 2004 ed è una fragranza unisex ed effettivamente è molto sensuale, è molto calda, avvolgente e sexy, ve lo giuro, io non è che sia un nativo particolarmente sexy, però questo profumo lo è e mi fa sentire tale, che è una cosa che adoro di me stessa, ma è sexy su una donna e lo immagino perfettamente sexy anche su un uomo, è qualcosa di incredibile. Io penso che lo utilizzerò prevalentemente durante l'inverno perché è molto caldo e non credo reagirebbe bene con il mio corpo in estate, ma farò la prova e se mi sta bene anche in estate, se mi piace anche in estate, io da lui non mi schiodo più. A livello di persistenza buona, non ottima, se lo metto la mattina a metà giornata ce l'ho tranquillamente ancora, ma la sera per uscire dovrei assolutamente ritoccarlo. Quindi siamo un po' nel mezzo, però non è un profumo di fascia alta, non è uno de parfum, quindi le lo perdono alla stragrande, cioè io sento di aver trovato la mia fragranza al muschio e non mi voglio mai più scollare da qui. Le note di testa sono fiore d'arancio e bergamotto, le note di cuore sono giglio, neroli, ylang ylang e rosa, che per fortuna non si sente come nello de Chloé, mentre le note di base sono fava tonka, muschio animale e patchouli. Ecco, qui tendo decisamente a sentire le note di base. La fava tonka aiuta tantissimo la persistenza dei profumi e a me piace tanto. Il patchouli anche mi piace tanto e credo sia quella nota che dà il caldo, che dà l'avvolgente al profumo, e poi c'è il muschio che è spettacolare. Io ve lo consiglio tantissimo se siete come me, nel senso, appunto, io non mi ritengo una persona sensuale, non penso assolutamente di esserlo, ma credo che chiunque di noi di tanto in tanto voglia sentirsi così e penso sia una necessità umana questo tirare fuori questa parte di noi stessi, anche se non ce l'abbiamo, anche se non esiste. Quindi se la volete sentire in voi stesse o in voi stessi, lui veramente non può mancare. Finiamo con il mio profumo da sera invernale preferito. È una fragranza che io utilizzo solo la sera perché è costosa e visto che non la voglio ricomprare ogni mese, mi limito ad utilizzarla quando devo uscire. Però è veramente la perfezione, è me in inverno in un profumo. La adoro alla follia, non me ne separerò mai, e questo qui è Black Perfecto by La Petite Robe Noire di Guerlain. E io ce l'ho nella versione Eau de Parfum da 50 ml. Comprato in Spagna, se non ricordo male, mi è venuto una cinquantina d'euro. PS, tutti i profumi che si trovano all'interno di questo video che posso reperire su Amazon li trovate linkati nell'info box. Guerlain è la mia maison preferita per quanto riguarda le profumazioni, insieme a Chanel. Questa fragranza è uscita sul mercato nel 2017 e il naso è Thierry Vassar, che è uno dei miei nasi preferiti in assoluto, cioè Thierry Vassar ha sfornato praticamente tutti i profumi dei quali mi sono innamorata negli ultimi anni. Tra l'altro io non sono una grandissima fan della linea La Petite Robe Noire di Guerlain, per questo quando il profumo è arrivato sul mercato non ci ho dato tantissimo peso. Poi mi è stato dato un campioncino in profumeria e gli è scattato l'amore, ma folle, cioè veramente folle. Io pensavo costantemente a questo profumo, finché non l'ho acquistato non mi sono data pace. Le note di testa sono amarena, mandorla e tè nero. Adoro il tè nero alla follia. Le note di cuore sono rosa, che si sente all'interno del profumo, ma non mi dà fastidio assolutamente. È liquirizia e vabbè, qui ci arriviamo tra pochissimo. Mentre le note di base, che sono quelle che mi fanno impazzire, sono cuoio, muschio nero, patchouli e fava tonka. Quindi ci sono anche molte cose in comune con il profumo di Kiehl's. E infatti, spesso e volentieri, quando indosso la mattina il profumo di Kiehl's al muschio, poi la sera ci sta
stratifico sopra questo e raggiungo veramente la perfezione. Questo profumo mi fa sentire da Dio. Ho sempre ammirato da lontano i profumi da uomo, specialmente quelli che al loro interno avevano cuoio e liquirizia, che sono due note che apprezzo tantissimo, ma non ne ho mai acquistato nessuno perché effettivamente io voglio sentirmi femminile quando indosso il profumo, quindi non riesco ad utilizzare una fragranza da uomo. Poi è arrivato lui ed è la combo perfetta, perché ha effettivamente quelle componenti da profumo maschile che ho sempre voluto, che ho sempre sognato di sentirmi addosso, ma la fava tonka, la rosa soprattutto, il patchouli lo rendono più caldo, più avvolgente, più morbido, più pieno di curve, per cui rimane una fragranza molto rock and roll, però ha anche una certa forza femminile che per me è imprescindibile in un profumo. E quindi mi fa sentire una donna forte, una donna con le palle. Potrà sembrare una cosa assurda, assolutamente sì, perché un profumo non ti rende una donna con le palle, ma questo per me lo fa perfettamente. Quindi quando ho bisogno di coraggio, quando ho bisogno di sentirmi un certo tipo di donna, io tiro sempre, sempre, sempre fuori lui. Mi fa sentire più sicura di me stessa, più bella, più sensuale, più forte, più coraggiosa, fa tutto per me. Poi ha una persistenza incredibile. Io lo metto la sera, a metà giornata e il giorno dopo ce l'ho ancora addosso, infatti spesso e volentieri la mattina non indosso il profumo per uscire quando la sera ho messo questo. E non credo di riuscire mai più a liberarmene o di vivere senza di lui. Lettori, questo video è finito, spero che vi sia piaciuto, spero vi abbia fatto piacere sentire ancora parlare di profumi qui su questi lidi. Fatemi sapere nei commenti quali sono i vostri profumi invernali preferiti, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, iscrivetevi alla newsletter del canale se non l'avete ancora fatto, trovate il link nell'info box. Io in ogni caso vi mando un bacio e noi ci vediamo giovedì. Fatemi sapere nei commenti quali sono i vostri profumi invernali preferiti.